Buongiorno a tutti, oggi siamo in orto, parliamo un po' di orto, siamo qua vicino alle fragole che hanno cominciato a maturare da ormai più di una settimana e 10 giorni, così possiamo tutti i giorni raccoglierci un bel cestino di fragole. Le fragole sono anche molto molto amate dai ramarri, più di una volta ho già visto il ramarro quasi in azione, ma vabbè, c'è posto per tutti e se le mangiano anche, qualcuno se le mangia anche loro. Naturalmente una volta mangiucchiate arrivano subito le formiche che fanno piazza pulita, però diciamo finché la convivenza è così alquanto pacifica, diciamo, noi rimane una bella quantità di fragole da mangiare, non si interviene assolutamente, si lascia tutto tranquillo e si raccoglie e basta. Ma adesso andiamo proprio verso l'orto, così facciamo un attimo un piccolo riassunto, perché siamo poco prima della metà di giugno, quindi siamo proprio al termine della primavera ed è un momento in cui dobbiamo già cominciare a pensare, poi anche lo vediamo poi magari alla fine del video, le semine poi per le verdure autunnali, tardo estive, ma nello stesso tempo abbiamo ancora cose quasi primaverili, quindi è un momento un po' di passaggio ancora abbastanza laborioso nel nostro orto. Quest'anno, va bene, guardate, le more sono un tripudio di fiori e sicuramente tante sono state rovinate dalle forti nevicate abbondanti. E però diciamo che quello che adesso vediamo, quello che è rimasto, è che sta fiorendo benissimo e quindi sicuramente le more non mancheranno. Queste sono more senza spine e sono more che hanno sempre una produzione veramente più che soddisfacente nel nostro giardino familiare. Beh, cominciamo subito con le patate, perché qui abbiamo subito le patate e si vede cominciano a fiorire, qualcuno si è già aperto, più la riga è a monte del nostro giardino, del nostro orto, loro sono partite prima. Naturalmente adesso siamo nel pieno del calore, nel pomeriggio, e quindi vedete che hanno le foglie un po' giù, perché naturalmente bisogna dire, in questi ultimi giorni abbiamo avuto delle giornate molto particolari perché erano molto temporalesche, con tante nuvole temporalesche, ma quando poi si tirava su di nuovo il tempo, si rasserenava, avevamo questo cielo come oggi, limpido, con delle radiazioni altissime, radiazioni solari fortissime, e quindi come ne soffriamo noi, pensate un po' le piante che sono lì. Anche loro denotano una certa sofferenza. Se poi noi le andiamo a vedere questa sera con il fresco, naturalmente le foglie saranno di nuovo su. Noi abbiamo già rincalzato, nel senso che come facciamo, vi abbiamo fatto vedere, abbiamo coperto tutto con composto e abbiamo già anche portato la pacciamatura, perché quest'anno abbiamo deciso di non mettere l'irrigazione con le manichette gocciolanti, che sono questi tubi che hanno, a seconda del tipo di cose che vogliamo, per cosa vogliamo utilizzare, hanno buchi dove esce l'acqua goccia a goccia, a una certa distanza partono da 20 cm addirittura fino a un metro, per esempio i piccoli frutti come mirtilli o cose di questo genere. Perché abbiamo avuto una primavera che abbiamo avuto abbastanza tardi e quindi la cosa importante per le patate è che le patate abbiano un terreno un pochino di umidità, diciamo, non annegarle nell'acqua, ma hanno bisogno, necessitano di più acqua fino al momento della fioritura. Dal momento della fioritura in poi le innaffiature possono essere ridotte, perché comunque abbiamo già anche portato la pacciamatura, e con questo sistema il terreno automaticamente si tiene già più fresco e più umido di suo. Quindi adesso siamo proprio nella fase più importante. E adesso con questo grande caldo andremo poi a bagnare un po' e a questo punto metteremo con il tubo, passeremo lungo la fila cercando di bagnare il meno possibile le piante, apportando proprio l'acqua tra le file. Ecco, qualcuno di voi mi ha chiesto, io non ho il composto, e approfitto subito anche per rispondere a qualche domanda che non ci sta mai male, non ho il composto, che concime posso utilizzare? Allora, innanzitutto le patate, abbiamo già visto in un altro video, non sopportano assolutamente il letame, assolutamente fresco, ma fresco io non lo consiglio per nessuna coltura, ma neanche tanto maturo, perché quando noi apportiamo letame alle patate rischiamo
che andiamo a compromettere la conservabilità delle patate stesse, dei tuberi, quindi che andiamo a mangiare, si conserveranno molto meno e si presenteranno subito più brutti, pieni di macchie, non andrebbe assolutamente bene. E inoltre si è anche visto che si riduce la quantità di amido proprio presente nelle nostre patate, quindi qualitativamente anche perdono, quindi non usare l'etame mai sulla patata. E cosa si può usare? Si potrebbe usare ad esempio della cornunghia, ma la cornunghia deve essere, perché è un cime a lenta cessione, quindi deve essere utilizzato in primavera, presto. Se noi abbiamo cornunghia grossolana, quindi tritata in pezzi grossi, lo dovremo portare ben prima di cominciare a mettere le nostre patate. Se invece la cornunghia è un pochino più fine, e a volte si trova proprio anche fine, già quasi polvere, potremmo anche andarla a portare al momento in cui piantiamo le patate. Ma se noi siamo già in una fase, come più o meno penso siamo quasi tutti a questo punto, che le patate sono o già fiorite o appena sfiorite o cominciano a fiorire, e non ha senso a questo punto ancora portare del concime, del fertilizzante o che dir si voglia. Va bene, qui una piccola riga di basilico, qualche basilico particolare, il basilico naturalmente genovese, e poi però anche il basilico cannella, basilico anice, limone, limone dolce. Quest'anno ho ridotto un pochino la quantità di basilico perché ne ho sempre piantato un sacco, però comunque questi più aromatici come il limone e cannella si prestano molto bene anche per essere seccati, quindi diciamo che l'abbondanza non è che poi viene sprecato. Infatti poi alla fine ne ho ancora piantato qua là, un po' in serra, un po' in qualche vaso vicino a casa. Quest'anno ho messo per la prima volta queste bietole da coste rosse, che hanno queste costine belle rosse, belle colorate, hanno anche un bel colpo d'occhio poi nei nostri piatti, si cucinano come le coste, le bietole da costa bianche, che per me erano un classico, ho sempre seminato queste qua, ho sempre messo queste, e quindi è anche molto divertente, mi piace tantissimo. Ho fatto anche una parte nuova del mio giardino in cui ho provato, questa la vedremo poi più avanti perché siamo proprio solo all'inizio ancora, provato a miscelare un po' verdure e fiori, perché mi piace molto questa combinazione di giardini, e ho voluto sbizzarrirmi. Se esce qualcosa che funziona minimamente lo vedremo poi. Queste sono le costine da taglio o le erbette, queste si tagliano, ricacciano. Stasera le verrò a tagliare perché è assolutamente necessario, sono nel pieno dello splendore, perché domani voglio fare ravioli e ho pensato di combinarle con un formaggio morbido di capra, quindi domani ho già questo progetto. I piselli, quando uno li semina, sembra che passino secoli prima che si possano raccogliere, perché è una delle prime verdure, almeno qua al nord, che si semina. Le mie semine autunnali, che avevo provato a seminare in autunno, sono state fallimentari perché sono stati tutti mangiati, quindi e sono rimasti 3 piselli e basta, alla fine li ho tolti e ho riseminato. E sembra sempre che ci mettano secoli a essere pronti, poi una volta che fioriscono in un colpo, boom! E abbiamo una quantità enorme di piselli, potete vedere, piselli, 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 piselli ovunque. Per non parlare poi dei piselli mangiatutto, che anche questi adesso veramente stanno producendo in un modo incredibile. E nonostante questo tempo molto umido, molto diciamo adatto per le malattie fungine, no? Come l'oidio, queste malattie, e poi con queste notti fresche, no? Questi sbalzi di temperatura, questo tempo un po' così bizzarro, potete vedere che sono al momento ancora sanissimi, non abbiamo utilizzato nessun fertilizzante perché sono leguminose, non ne hanno bisogno normalmente. Quando abbiamo un terreno sano ed equilibrato, sempre bisogna dire questo, e naturalmente assolutamente nessun trattamento. Quando i piselli prendono troppo idio, e pace, si mangia ancora quello che si mangia, il resto si toglie e buonanotte. Io sono una che con i trattamenti vado sempre con le mani di piombo, perché non mi piace fare i trattamenti, e ve l'ho già spiegato anche per diverse ragioni. Adesso siamo invece qua alle foglie, insalate non mancano, vedete, insalate, insalate, insalate. Questo caldo mi sta cominciando a mandare a seme le lattughe, ahimè,
Le galline però ne sono contentissime, perché si buttano sopra come avvoltoi, come mi vedono arrivare, boom, sono già aggrappate alla rete della porta. Andremo comunque ad ombreggiare questa sera, porteremo un telo ombreggiante di quelle reti ombreggianti, perché sappiamo tutti che le insalate non amano molto il caldo. Questo caldo è arrivato abbastanza improvviso, proprio in questi ultimi giorni, e così appena abbiamo un attimo ombreggiamo. Naturalmente poi vi parlerò di questo in un prossimo video. Quando succedono queste botte di caldo e le nostre verdure soffrono, ci sono dei sistemi, si possono utilizzare delle tisane, di erbe che abbiamo abbastanza facilmente, troviamo nel nostro giardino o nei campi, nei prati, quindi proprio qualcosa facile, e quello lo vedremo in un prossimo video. E così sia. Procediamo, questo è il cavolo portoghese, guardate che spettacolo. Comincia a fare la piccola, come un cavolo a piramide, la sua piccola cuoricino, e ha tantissima foglia. Infatti proprio nella descrizione sulla busta di questo cavolo era scritto che è anche un ottimo cavolo proprio perché porta queste foglie belle e vigorose anche in questa stagione. Vedete, siamo a giugno, quindi estivo, ma può essere piantato anche ancora più avanti per l'autunno. E questo è ottimo cibo per i nostri animali, ad esempio per noi che abbiamo le galline, quindi è una combinazione che io ho trovato ideale, e devo dire anche mi piace molto come forma, come mi piace, insomma. Adesso vorrei farvi vedere con le cipolle, perché con le cipolle abbiamo avuto un piccolo problema, nel senso che proprio in questi ultimi giorni io ero convinta che il cameraman ha bagnato le cipolle, e il cameraman ha pensato le ho bagnate io, e insomma avevamo un po' di accavallamento di lavori e non le abbiamo bagnate, quindi loro hanno preso una botta di caldo, ma proprio con queste radiazioni altissime, e nello stesso tempo una botta di sete, mancata l'acqua. Quindi si sono presentate, io ieri sono venuta, no, l'altro ieri sono venuta perché volevo zappare, volevo un po' vedere com'era la situazione, e vedete che presentano queste foglie così, e a questo punto io ho subito, oddio, cos'è successo, perché è mai successo qualcosa così, no? Vedete, cominciano ad afflosciarsi fino a seccare, e così ho pensato, ma c'erano queste notti, questi giorni con molta umidità e anche la notte fresca, ho detto magari una malattia fungina, però devo dire che non abbiamo mai riscontrato malattie fungine né su cipolle, aglio, su nessuno di questi tipi di radice. E quindi adesso stiamo pensando che probabilmente può essere questa combinazione di botta di calore più mancanza di acqua, che le ha proprio un po' cotte, diciamo così, quasi un ustione. Adesso andremo a verificare anche qui questa sera. Porteremo un ombreggiante in modo da moderare un po' queste radiazioni solari così intense. Abbiamo già bagnato, provvederemo poi a mettere le manichette a questo punto, così ci dà anche un aiuto, perché poi bagnare tutto a mano con l'annaffiatoio è anche lungo e impegnativo. Qui vedete, io avevo messo la calendula come bordura, anche lei ha sete, metteremo anche un'aletta gocciolante per lei. È molto utile la calendula nel nostro orto, possiamo utilizzarla come bordure del nostro orto o inserirle tra le verdure stesse, tra i filari, tra le file, tra le piante, perché è veramente una pianta amica del nostro orto. E vediamo in ultimo i pomodori. Ecco, abbiamo piantato i pomodori, è andato tutto un po' storto, come succede sempre con i pomodori. Perché? Perché quando noi avevamo i piantini nei nostri vasetti, che erano proprio al top, quindi erano assolutamente bellissimi, in quei giorni lì, quindi noi avevamo contato più o meno di arrivare verso poco prima di fine di maggio, ha cominciato a fare delle notti con 7 gradi. Ecco, 7 gradi è una temperatura molto rischiosa, perché a 5 gradi, più 5 gradi, il pomodoro si ferma e di lì in poi non si riprende più, perché prende proprio uno shock termico da cui difficilmente dopo da solo riesce a riprendersi. Quindi abbiamo detto no, non mettiamo mica i pomodori in piena terra, non rischiamo, aspettiamo, e così alla fine li abbiamo messi all'inizio di giugno, i primi giorni di giugno. A questo punto le piantine erano abbastanza tristi, perché effettivamente cominciava proprio a mancare
terreno e quindi si è visto, ma io ho ancora provveduto a portare del composto, a riempire proprio bene i vasini, anche ancora in vaso li ho bagnati una volta con il macerato di ortica ben diluito, ma niente da fare, se non c'è terra non possono mica vivere così, e così soffrivano un po'. Li abbiamo messi in piena terra, abbastanza giallini, abbastanza tristi, diciamolo proprio. Adesso, dal momento dell'impianto, appena piantati, abbiamo bagnato semplicemente con acqua. Poi per un paio di volte ho già dato anche qua il macerato di ortica, ben diluito, proprio per aiutare l'attecchimento delle piante e il loro nuovo insediamento nella nuova casa. Come vi ho già detto, quando abbiamo parlato del macerato di ortica, non più di 2-3 volte effettuare le bagnature, perché altrimenti andiamo a spingere troppo le piante e le piante si ammalano, non perché mancano elementi nutritivi, ma perché abbiamo dato troppi elementi nutritivi. Quindi teniamo sempre conto di questo fatto. Anche loro, come poi dalle cipolle, lo vedremo come detto nel prossimo video, sto preparando appunto queste tisane per proprio anche aiutarle un po' a rinfrescarle, perché ci sono proprio delle piante che fungono come rinfrescanti per le nostre colture, per le nostre piante in generale, da giardino o da orto. Allora, sulle pomodori mi soffermo un attimino, poi concluderemo con le semine, perché mi avete chiesto in tanti, diciamo, è stata una domanda un po' ricorrente, ma abbiamo visto, abbiamo sentito che la zeolite, che in un nostro video avete visto usare a secco con un soffietto, quindi soffiando proprio la polvere, e avete comunicato che questa zeolite viene usata con acqua. E come mai? Ma è meglio con acqua, è meglio senza acqua? Come mai tu usi così e l'altro usa cos'ha? Ecco, io non posso rispondere per qualcun altro. Se voi avete chiesto o vi è stato detto o avete visto un video, che ne so, qualcuno ha detto io la uso con acqua, sicuramente avrà le sue ragioni, dovete chiedere a lui, però io non posso su questo rispondere. Noi abbiamo fatto vedere che noi utilizziamo la zeolite in polvere più possibile fine, con un soffietto a secco, perché è il modo più pratico ed efficace per fare questo tipo di trattamento, soprattutto quando noi andiamo a farlo la mattina presto, quando c'è ancora un po' di umidità, un po' di chino di rugiada, le foglie sono ancora leggermente umide della notte, attacca benissimo, quindi è una buona presa, è molto pratico da usare, perché la zeolite è una farina di roccia, no? Possiamo dire, e quindi questa farina non si scioglie in acqua, si disperde in acqua, ma poi si deposita. Quindi se noi dobbiamo già innanzitutto utilizzare una pompa, e anche una pompa possibilmente che abbia, come si può dire, un grill all'interno che scuote sempre il liquido, di modo che questa farina rimanga sempre sospesa nel liquido, in dispersione nel liquido, altrimenti va a sedimentarsi sul fondo e quindi noi la zeolite poi la lasciamo dentro alla nostra pompa. Oltretutto, quando anche noi riusciamo a agitare bene, che quindi è ben in dispersione nel liquido, andiamo a rischiare di bloccare gli ugelli. Ecco, questo per questo per noi non ha nessun senso usarla con acqua. Però questa cosa mi ha incuriosito, così io ho provato a fare delle ricerche per capire come mai viene proposta questa alternativa, e questa è una mia deduzione dalle mie ricerche, quindi se avete qualcosa da dire anche voi, volentieri, perché è una mia deduzione, ripeto. E penso che sia consigliato l'uso con acqua quando si vogliono abbinare altri prodotti insieme alla zeolite, ad esempio prodotti rameici, rame o olio bianco o che sia. Quindi chiaramente, se noi vogliamo usare il rame insieme alla zeolite, e naturalmente dovrà essere in liquido e non a secco, e quindi per questo viene utilizzata l'acqua. Questa è stata un po' la mia idea, perché anche perché poi qualcuno di voi, scusate, a volte non mi ricordo il nome e quindi me ne chiedo scusa, ma diciamo mi rimangono sempre molto i vostri commenti, anche se a volte mi sfugge il nome, mi ha detto poi lei ha proprio fatto una verifica e ha visto che sulla confezione dove lei ha comprato questo zeolite c'è scritto che si può anche usare con acqua, e quindi per questo ho pensato, naturalmente anche se le ditte consigliano è perché c'è una ragione, e potrebbe essere questa la ragione. Ecco, su questo voglio fare un appunto sempre molto personale, e vi dico questo: se voi
decidete, cioè, noi vediamo che abbiamo un problema, le nostre piante si ammalano, il pomodoro prende una malattia da funghi, la vediamo, si avvizzano le foglie, e vengono piene di macchie, cambiano macchie colorate, insomma vediamo che cominciano ad avere dei problemi. Se noi vediamo una fogliolina qui e una fogliolina là, non è necessario subito intervenire con trattamenti esattamente con prodotti rameici, quindi rame, verdarame, poltiglia bordolese. Dobbiamo prima di tutto imparare che tutte queste sostanze devono essere usate nei momenti giusti, nei tempi giusti, nei dosaggi giusti, nelle combinazioni giuste. E visto che noi siamo in un canale di giardinaggio familiare, naturalmente io non posso che sconsigliarvi di usare questi prodotti, perché noi non siamo, o perlomeno la maggior parte non è un agronomo, non è un chimico, e quindi noi non è che sentiamo quello che dice io uso il rame, l'altro dice io uso la zeolite, ah idea, facciamo rame più zeolite e usiamo quando le piante sono ancora sane, perché magari o usiamo troppo tardi o usiamo troppo presto, insomma ci vuole proprio una certa conoscenza. Quando non sappiamo le cose meglio non intervenire, perché come vi ripeto sempre, nel nostro orto familiare noi dobbiamo arrivare al punto di fare meno trattamenti possibili, quindi contrario, non c'è un problema che trattamento faccio, no, c'è un problema da cosa è nato questo problema, cosa ho sbagliato io o cosa è, come mi ha scritto qualcuno, piove in questi giorni, piove, i pomodori cominciano a dar segni di non stare tanto bene. Chiaramente il pomodoro non ama la pioggia, non ama l'umidità, il pomodoro vuole caldo, vuole asciutto. E cosa uso? Rame, verdarame, poltiglia bordolese? Beh, personalmente, adesso per rispondere a questa domanda, io personalmente consiglio questi prodotti in un giardino familiare, ve l'ho già detto tante volte, non mi stancherò mai di dirlo, non si dovrebbero utilizzare. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole, io vi dico solo la mia opinione e vi do dei dati che prendo dalla letteratura, quindi da testi, no? Da cose che si sanno. E si sa che il rame è un metallo pesante e come metallo pesante tende ad accumularsi nel terreno. Si sa anche che il rame va a disturbare tutti i funghi, tutti i batteri che sono in simbiosi con le radici delle nostre piante e con i micorrizze che sono importantissimi per le nostre piante e per il nostro terreno, naturalmente, perché il primo è sempre il terreno, creando addirittura dei problemi di assorbimento poi degli elementi nutritivi. Cioè gli elementi nutritivi sono nel terreno, ma c'è troppo rame e così il collegamento funghi e come ho detto, batteri e tutto quanto, micorrizze che vivono in simbiosi con le piante, non sono in grado di gestire o gestiscono in un modo che però vanno a non più portare alimento alle nostre piante. Quindi quello è già un fattore di cui dovremmo tenerne conto. Allo stesso modo, come è un problema per le piante, l'accumulo di rame come metallo nel terreno è un problema anche per la nostra salute umana, perché tutti saprete, credo, che i metalli pesanti non sono amici dell'uomo quando sono in accumulo. Quindi, insomma, fate voi le vostre conclusioni, io vi do le notizie, io vi do le mie esperienze, ma poi le decisioni le dovete prendere voi. Io voglio solo rendervi un po' noto cioè cosa si fa, cosa succede quando uno fa un intervento, perché quando uno interviene deve sempre tenere conto che c'è una risposta, un effetto a quell'intervento, no? Proprio il sistema della causa e dell'effetto. Faccio qualcosa, quel qualcosa porterà a qualcos'altro. Quindi quando noi siamo in grado di poter più o meno avere un'idea di quello che succede, possiamo intervenire. Ma, come ripeto, in un giardinaggio familiare è alquanto difficile, no? A meno che uno sia un professionista e lo fa come hobby, no? Però diciamo, se non si ha una base professionistica, andiamo con i rimedi dolci. E concentriamoci anche sul rimedio. E un'altra cosa per concludere questo tema, perché altrimenti cominciate a dire che palle, la professoressa ci fa il mazzo, no? Mi è stato chiesto, no? Io ho delle rose in balcone, queste rose sono bellissime, poi quando cominciano a mettere i boccioli arrivano gli insetti che si mangiano i boccioli, poi arrivano le malattie da funghi e quindi tutte le foglie, tutto un disastro lì. Così io faccio l'equiseto, faccio questo, faccio quello, poi alla fine vado pesante con la bordolese, cioè vado con trattamenti invasivi, perché anche se sono consentiti in agricoltura biologica, vi riporto un video che vi lascerò il link, l'agricoltura è una cosa, il giardinaggio familiare è tutta un'altra
tutta un'altra cosa, quindi partiamo da questo presupposto. Dopo uso la poltiglia bordorese, rameli. Allora, concentriamoci un attimo. Quando noi vediamo un problema, come vi ho fatto vedere con le cipolle, anche io sono arrivata ieri e ho visto le cipolle così, ho detto, accidenti, cosa è successo? Erano così belle, così verdi, cominciavano proprio anche a crescere, mettere su belle foglie, ops, ops, ops. E allora ti siedi un attimo, ti fermi un attimo e cominci a pensare. Non abbiamo bagnato, quindi uno stress idrico, di mancanza di acqua. C'è un caldo con radiazioni altissime, una scottatura. Allora cosa facciamo? Mettiamo un ombreggiante, cerchiamo di seguire di più le innaffiature. Naturalmente assolutamente nessuna fertilizzazione, perché in un momento di stress così non interveniamo neanche con ortica. Io a questo punto non intervengo, perché interverrò con le tisane rinfrescanti, ma non assolutamente neanche più con ortica. Cerchiamo di capire cosa può essere andato storto. A volte sono errori che facciamo noi, a volte dipende dal tempo, e come in un caso così, adesso piove, i pomodori rischiamo di perderli, allora dobbiamo valutare. Facciamo un tunnel, cioè ricopriamo su queste barre, no? Per dire, con un nylon, di modo che non piova sotto, va bene, quanto mi costa, quanto riesco a farlo, devo farlo fare, fate tutte le vostre valutazioni del caso e poi vedete se merita. A questo punto decidete di metterci sul tunnel, una soluzione c'è: prima di intervenire col rame magari facciamo il tunnel se possibile, altrimenti se proprio la condizioni atmosferiche non ci danno tregua e sono contro di noi in tutti i sensi, perché va tutto storto, mettiamoci l'anima in pace e se vogliamo mangiare i pomodori li compreremo quest'anno, e qualcos'altro andrà meglio, mangeremo qualcos'altro. Cioè non attacchiamoci, io voglio che quella pianta è bella e produce, perché quello è accanimento terapeutico secondo il mio punto di vista. Con questo direi, cerchiamo sempre soluzioni un pochino meno drastiche, un pochino più tranquille, mai farci prendere dal panico. E adesso con questo andiamo ancora a vedere cosa si può seminare, o almeno cosa io ho cominciato a seminare in questo periodo. Naturalmente ho ancora centinaia, no, ma decine sicuramente, di piantine di insalata da seminare, anche se adesso comunque per le insalate viene un pochino caldo, anche ombreggiando, ma diciamo siamo già un po' al limite. Comunque è lo stesso, quello che non mangiamo noi mangeranno poi le galline, quindi ci sta, non c'è nessun problema. Le insalate, devo dire, questa primavera hanno dato soddisfazioni enormi, perché veramente abbiamo mangiato insalate, sono andate super benissimo. Quindi potete vedere che in questa parte che è dietro la serra, quindi a nord, adesso chiaro il sole è alto e rimane anche soleggiato nel pomeriggio, per questo le insalate le ho messe al di sotto del mio bancale. Opla, ho fatto io quella cosa lì, non mi ero più ricordata, va bene, c'era solo più questo piantino che intanto voglio anche mettere giù, che è una coda di volpe, forse qualcuno di voi la conosce, è un amaranto, quello che fa quelle code piene di semini rossi bellissimi. E allora ritorniamo a noi, ho messo tutti questi piantini che poi appena sarà giorno di trapianto e di foglie andrò a mettere giù, ne ho ben tre cassette piene, però li ho messi qua sotto al fresco, perché l'insalata ama il fresco, non ama il caldo, quindi se ne stanno molto più tranquille. Vedete come stanno bene, come sono belline? Se io le avessi qua sopra in pieno sole soffrono molto di più, soprattutto perché sono primaverili, quindi sono delicate. Qui naturalmente, per non stare senza, ho ancora seminato altra insalata, perché tanto che non manchi mai, e questa è ancora già anche pronta per essere trapiantata. Va bene, a parte l'insalata che per noi è un alimento veramente essenziale, sono andata avanti con il trapianto dei cipollotti e poi li dovrò mettere anche loro giù in piena terra. E in questo momento io ho cominciato già a seminare i primi cavoli per l'autunno e inverno, perché se poi aspetto troppo finisce che andiamo troppo avanti, quindi ho cominciato con cavoli bianchi, con cavolo verza, cavolo da foglia, come il cavolo nero, quello che si usa, quelle foglie che ha queste foglie lanceolate, ma è verde, non è nero, altro cavolo portoghese che abbiamo già visto bello sviluppato adesso, cavoli di Bruxelles, e ho già anche iniziato il cavolo piramide, porri, e ho già anche iniziato a seminare le prime insalate autunnali, tardo autunnali, quindi indivie, lattughe
romane, cicorie, diversi tipi di cicorie. Quindi c'è ancora abbastanza un bel lavoro da fare. E poi ieri, possiamo vedere qua, avevo già trapiantato, avevo seminato i cavolfiori il 16 di maggio, quindi circa 3 settimane fa. Ieri era ideale per il trapianto, così li ho trapiantati, li ho messi nei vasini e questi poi aspettiamo ancora un po', li lasciamo ancora tranquilli lì, che radichino bene, crescano ancora un po', poi andrò poi già a piantarli come coltura, diciamo, tardo-estiva, si può dire. Qui i frigitelli, ecco, con i frigitelli ho avuto un po' di problemi perché all'inizio i semi che io ho utilizzato, che erano semi miei che ho recuperato dall'anno scorso, probabilmente io non li ho seguiti tanto bene, hanno avuto una germinazione abbastanza scarsa e quindi li ho riseminati, adesso invece sono usciti in abbondanza e non fa niente, li ho lo stesso trapiantati, appena saranno un pochino più grandicelli li andrò a mettere in serra. Ancora un piccolo appunto, avete già forse notato dai pomodori che anche qua ancora del tagete pronto, prontissimo per essere trapiantato. Il tagete è un'altra insieme alla calendula, ma non solo, ma diciamo sono tra le due più facili da coltivare, più comuni anche da trovare i semi e tutto quanto. Il tagete è una pianta molto importante anche lei nel nostro orto, quindi anche lei, oltre a essere bellissima come fioriture e con fioriture molto prolungate, se abbiamo l'accortezza di togliere sempre i fiori sfioriti, è molto utile per l'orto, quindi va benissimo essere sistemata nel nostro orto giardino. Ecco, quest'anno ho deciso di mettere pomodori e melanzane e peperoni, scusate, in serra e non fuori, per un po' una questione di spazio. E anche perché, insomma, sembra che l'andamento del clima quest'anno rimarrà particolarmente bizzarro e pare che non avremo un autunno molto, non avremo un golden October, come si dice, un ottobre d'oro, ma avremo un settembre già, da settembre un po', un tempino un po' così autunnale, frescolino, diciamo così. Quindi io ho piantato le melanzane, peperoni, i miei peperoni mini, che sono peperoni a tutti gli effetti, dolci, ma in miniatura, piccolini, grandi così, un frigitello 2, sono riuscito comunque a farlo venire, anche questo l'ho trapiantato. Naturalmente la borragine mi cresce spontanea, oramai in serra, e questa, anche se adesso piano piano mi ingombra un po', ma la usiamo molto in cucina. Anche lei in fondo è una pianta che si può usare come rimedio di tisana per l'orto, diciamo, ne parleremo anche di questo. Così l'ho lasciata e va bene, combina. Il nostro micro zucchino, che comincio a portare micro zucchini che avevamo già mangiato, almeno per fare un piccolo sugo per la pasta o per il riso, proprio piccolino. E qua le zucche serpente, che andranno poi anche a fungermi da ombreggiante perché qui è caldo. Però vedete, ho già portato anche la pacciamatura qua. Qua avevo messo 4 pomodori, si vede la differenza naturalmente, guardate un po' che differenza tra quelli che abbiamo sempre trapiantato 10 giorni fa e sembrano altre piante, va bene. E qua anche qui, perché con questa previsione di questo autunno un po' così così, ho deciso di mettere anche il basilico in serra, quindi anche qui di nuovo tutte le varietà, dal portoghese, scusate, dal genovese, e poi al cannella, limone, limone dolce, e qui piccolissimo gli unici due che mi sono usciti, anice, piantato lo stesso, e invece questo deve essere anche questo, solo 2 piccolissimi African Spice, sì, un African Spice molto particolare. Anche il prezzemolo, naturalmente il prezzemolo l'ho messo anche fuori, ma anche qui un piantino in orto perché poi avrò prezzemolo tutto l'inverno in serra. Bene, adesso esco perché qui c'è veramente altro che botta di caldo. E ancora, va bene, vediamo ancora anche qua. Ho già seminato diverse zucche, anche le zucche che mi sono state da voi regalate, i semi, quindi questo è il Carosello Mix, questi qua, che sono dei tipo cetrioli, non conosco, ecco, insomma, però mi interessano molto. E qui abbiamo la Jack O' Lantern e questa Ambar,
Comunque, semi che mi sono stati da voi donati e quindi sono qua per essere poi trapiantati. Qualcosa ho già messo anche qua, qui ho già messo una zucca Napoli e sempre in sera mi sono dimenticato, ho già messo anche due zucche tonde padovane, che sono quelle rotonde, costolate. Qui ho ancora un po' di, vabbè, un po' di fiori, abbiamo deciso quest'anno, abbiamo comprato diverse varietà di semi di miglio, non so se qualcuno di voi conosce il miglio. Era molto utilizzato un tempo, poi si è quasi persa, perlomeno in Europa non viene quasi più utilizzato. Adesso di nuovo ho avuto un pochino una riscossa perché insomma si usa nella cucina macrobiotica, ma non solo, quindi c'è stato di nuovo un certo interesse, è molto interessante, vedremo cosa ne salta fuori. Quindi siamo ancora pronti, se abbiamo avuto qualche problema con le zucche, qualcuno mi ha chiesto, me le hanno mangiate le lumache, va bene, non spaventatevi, abbiamo ancora tutto il tempo questo mese a seminare, a partire direttamente da seme, se non volete seminare compratevi già il piantino, vedete un po' voi come riuscite a gestire. E poi gli altri zucchini e zucche vorrei piantarle nel mio nuovo piccolo giardinetto che sto preparando, misto fiori. Solo, come ho detto, li vediamo tra un po', perché lì c'era il vivaio, quindi era coperto da questo telo per evitare che crescessero le erbe indesiderate, il terreno era molto pressato, tante radici, quindi non so, è più una prova così. Ma anche lì chiaramente abbiamo uno zucchino che diciamo che le foglie degli zucchini normali sono grandi come tutta la mia pianta, ma anche lui comincia già ad avere i suoi zucchinetti così, quindi vabbè, oh, mica ci possiamo lamentare. In un terreno, in una situazione così, non si può mica fare subito chissà cosa. Però mi divertiva questa idea di creare questo nuovo angolo nel mio giardino, tanto così per continuare le mie sperimentazioni e le nostre ricerche che sono alla base poi di tutto questo che siamo arrivati a fare in questi anni. Quindi chiudo adesso, vi saluto e ci vediamo presto. Ciao a tutti!